Il racconto che leggeremo oggi è tratto da una raccolta dello scrittore Alberto Moravia, Una cosa è una cosa, pubblicata da Bompiani nel 1967. Il titolo di questo racconto è Tipo medio. Nella casa nuova mi sono trovato subito a mio agio. Era un appartamento di 3 stanze, al secondo piano di un caseggiato moderno, in un quartiere periferico tranquillo e decoroso. La mia soddisfazione nasceva soprattutto dalla convinzione che l'appartamento non era un appartamento qualsiasi, bensì proprio mio, fatto a mia immagine e somiglianza e pertanto come era da credersi, poiché nessuno rassomiglia a nessuno, unico. Avevo passato un paio di mesi ad arredarlo, scegliendo con estrema cura ogni mobile, ogni ninnolo. Per altri 2 mesi avevo contemplato questo arredamento con il compiacimento inesauribile e rapito col quale mi accadeva qualche volta di contemplare la mia faccia, unica appunto perché mia, in uno specchio. Del resto, oltre all'appartamento mi piaceva anche la casa, né troppo vecchia né troppo nuova, medio borghese, di uno stile non troppo definito, nonché la strada con i suoi oleandri fioriti e le sue botteghe ai pianterreni. Botteghe moderne, dalle insegne vistose, dalle vetrine grandi, il tabaccaio, il barbiere, la profumeria, la salumeria, la panetteria, il caltolaio. Proprio di fronte alle mie finestre c'era un negozio di fiori. Dietro il cristallo della vetrina si intravedevano le piante, i vasi alti e smilzi pieni di fiori, lo zampillo di una piccola fontana decorativa. La fiorista era una bella ragazza bruna, formosa e alta, dai gesti lenti, dagli atteggiamenti tranquilli, che non pareva avere più di 25 anni. Era sola, arrivava la mattina, tirava su la saracinesca, andava e veniva per un poco, mettendo a posto i fiori, quindi aspettava i clienti. Stava per lo più dentro il negozio, seduto dietro il banco, leggendo dei fascicoli di fumetti. Ma spesso si affacciava sulla soglia e indugiava a guardare la strada, nella quale però non c'era niente da guardare e non succedeva mai niente. Ho notato subito la bella fiorista e poiché era il principio di settembre e tutti gli amici erano ancora in vacanza e io stavo per lo più a casa, ho finito per dedicarle molto del mio tempo. Lavoravo al tavolino, dovevo preparare una relazione industriale, ma ogni 10 minuti mi alzavo e andavo a guardare al negozio dei fiori. La ragazza era laggiù, dietro il banco, in fondo al negozio, la testa bruna chinata sui fumetti. Oppure era sulla soglia appoggiata allo stipite. La guardavo per un poco e quindi tornavo al lavoro. Alla fine mi è venuta un'idea. Per richiamare l'attenzione della fiorista, gli avrei riflesso addosso un raggio di sole, servendomi di uno specchio. Mi è sembrato che fosse un'idea originale, proprio nuova. Ho preso dunque a dirigere la luce del sole per mezzo di uno specchietto da tasca verso il negozio di fiori. Il raggio dapprima ha passeggiato sul cristallo della vetrina, poi sull'insegna, infine, un po' come un filo che dopo molti sforzi entri nella cruna di un ago, è passato per la stretta porta ed è andato a posarsi, quale una mano carezzevole, sulla testa chinata della ragazza. Ho indugiato un poco sui capelli, sono scivolato giù per il braccio nudo, sono andato a battere sulla pagina dei fumetti e lì sono rimasto muovendomi ogni tanto appena. La fiorista ha continuato a leggere per un poco, quindi ha alzato la testa e ha guardato verso la porta. Quasi spaventato dal mio ardimento, mi sono ritirato in fretta nella stanza. Ma dopo un momento mi sono levato di nuovo e sono tornato alla finestra. La fiorista stava sulla soglia, gli occhi fissi sulla strada. Ho catturato un raggio di sole e gliel'ho diretto addosso, risalendo piano piano dai piedi, su per la persona, fino al seno. Quindi, con subitanea decisione, le ho piantato la macchia di luce in faccia. Questa volta lei ha levato in su gli occhi, mi ha visto e mi ha sorriso. Ho sorriso anch'io e ho fatto un gesto come per dire: venga su, salga da me, mi faccia una visita. La ragazza ha esitato e poi ha fatto un gesto con la mano come per dire: sì, ma più tardi. Al colmo della gioia per un successo così rapido, ho domandato, indicando l'orologio che tenevo al polso, quando? La fiorista, anche lei coi gesti, mi ha risposto: alle 12:30. Erano le 11.
Ho salutato la ragazza, sono rientrato nella stanza, ho fatto una piroetta fregandomi le mani, mi sono avvicinato ad uno specchio, mi sono guardato, mi sono dato un bacio. Ho lavorato di malavoglia, guardando ogni 5 minuti all'orologio. Ogni tanto mi alzavo e andavo alla finestra. La ragazza era là, dietro il banco, la testa china sui fumetti. Una volta l'ho osservata mentre sceglieva delle rose per una cliente. Ho visto la bella persona sporgersi in avanti, il forte braccio ignudo introdursi con precauzione tra i fiori, prendere una rosa, ritirarsi, tendersi di nuovo. Allora ho pensato che era veramente una ragazza molto attraente e che c'era qualche cosa di conturbante nella maniera con la quale, facilmente e misteriosamente, aveva accettato il mio invito. Come sono state le 12 e 25? Sono andato per l'ultima volta al davanzale. La ragazza lenta, tranquilla e maestosa andava e veniva per il negozio riordinando fiori. Quindi è uscita e in 3 tempi, compostamente, ha abbassato la saracinesca. L'ho vista attraversare la strada e poi scomparire, entrando nel portone. Turbato, mi sono appostato nell'ingresso, dietro l'uscio. Ho notato con compiacimento che una grande pianta del genere ficus, che avevo comprato il giorno prima, faceva un bellissimo effetto nell'angolo tra le due porte. La stessa riflessione del resto l'avevo fatta poco prima gettando un'occhiata al salotto. Tutto in stile moderno, svedese. La casa era elegante e originale. Ero sicuro che avrebbe fatto una buona impressione alla ragazza. Alla fine ho udito l'ascensore fermarsi con uno scatto al pianerottolo e poi c'è stato il rumore delle porte dell'ascensore che venivano aperte e chiuse e quindi quello dei tacchi sul pavimento. Un breve silenzio e poi il trillo del campanello. Per non dare l'impressione che stavo dietro la porta, sono andato in punta di piedi nel salotto, sono tornato facendo più rumore che fosse possibile e ho aperto l'uscio. Sono rimasto un poco deluso. Da lontano mi era sembrata bella, da vicino si vedeva che era soltanto giovane e piacente. Era bruna, con la faccia un po' gonfia in basso, la bocca grossa, il naso aquilino, gli occhi grandi, neri, dall'espressione bovina. Ha detto, entrando con bonaria voce dall'accento dialettale, «Non avrei dovuto venire, vengo soltanto per salutarla, sa? Siamo vicini, tanto per fare la sua conoscenza». Ho detto, mi scusi, ma se non mi veniva l'idea dello specchio, non so davvero come avrei fatto per conoscerla. L'ho vista alzare un poco le spalle. Lì per lì avevo creduto che fosse l'ingegnere, poi mi sono accorta che era lei. Quale ingegnere? L'ingegnere che abitava qui prima di lei. Anche lui ha cominciato così, abbagliandomi con lo specchio. Ma fosse stato proprio lui a suggerirle di farmi questo scherzo per richiamare la mia attenzione? No, veramente non lo conosco. Scusi, sa, ma tante volte sono cose che succedono. Mi precedeva, familiare e loquace, ma sulla soglia si è fermata. Qui tutto è rimasto tale e quale? Lei ha affittato la casa coi mobili, no? Questa volta ho riflettuto un momento prima di rispondere. Mi pareva che improvvisamente fra me e la ragazza si fosse introdotto qualche cosa di estraneo, di imbarazzante, di umiliante, che non sapevo ancora definire. Ho detto al fine, no, la casa era vuota, l'ho ammobiliata io. Guarda che combinazione. Qui nell'ingresso anche allora c'era una pianta come questa, forse un po' più piccola. Non è un ficus? Sì, è un ficus. L'ingegnere ci teneva non si sa quanto. Mi ha spiegato che andava innaffiata 2 volte la settimana. Mi sono domandato a questo punto se anche io, nel caso la ragazza si fosse accorta della bellezza della pianta, gli avrei fornito analoghe informazioni. E sono rimasto incerto. Non potevo escludere del tutto che l'avrei fatto. La ragazza ha detto ancora, guarda, curioso, questo quadretto ce l'aveva anche l'ingegnere. Ho osservato indispettito. L'arte astratta sembra tutta uguale, ma in realtà non lo è. Ecco il salotto. La ragazza ha battuto le mani dalla gioia. Il salotto poi è identico. Stessi mobili, fosse soltanto la disposizione. È un po' diversa. Questa volta non ho detto niente.
La ragazza è andata a sedersi sul divano, accavallando le gambe e sbottonando la giubba sul seno florido. Pareva assai contenta ed era chiaro che si aspettava da me che le facessi la corte. Mi sono mosso per mettere un disco sul giradischi, ma mi sono pentito e sono andato invece alla credenza, dove, su un vassoio, avevo preparato la bottiglia dell'aperitivo e i bicchieri. Ma anche questa volta ci ho ripensato e sono venuto a sedermi di fronte alla ragazza. Ho detto poi, posso farle alcune domande? Dica pure, l'ingegnere, quando lei è venuta qui la prima volta, ha messo un disco sul giradischi? Sì, mi pare di sì. E poi le ha offerto qualche cosa, un liquore, un aperitivo? Sì, mi ha offerto un vermut. Subito dopo si è seduto accanto a lei, no? Si è seduto, sì, ma perché? Aspetti, e ha cominciato a farle la corte? La ragazza è rimasta un poco sconcertata da questa domanda. Ha chiesto, ma scusi, perché vuol sapere queste cose? Stia tranquilla, le ho detto, non le farò delle domande indiscrete. Soltanto su particolari, diciamo così, periferici. Dunque, le ha fatto la corte, è inteso, e mi dica, ha riflettuto un momento, tanto per avviare la cosa ed entrare in confidenza, non gli ha proposto ad un certo momento di leggerle le linee della mano? La ragazza si è messa a ridere. Ha fatto proprio questo. Ma come fa a indovinarlo? Deve essere un po' stregone lei. Avrei voluto rispondere, era quello che stavo per fare anch'io, ma non ne ho avuto il coraggio. Guardavo la ragazza e adesso mi pareva che essa fosse avvolta in un'aura invalicabile e pericolosa, come quella che circondava i pari che sorreggono i figli ad alta tensione. Infatti, non potevo fare né dire niente con lei che non fosse stato già fatto e detto dall'ingegnere. E l'ingegnere, a sua volta, non mi pareva di capire. Non era che il primo di un'infinita fila di specchi da barbiere nei quali, a perdita d'occhio, non avrei visto che me stesso. Ho chiesto infine, ma mi dica, l'ingegnere mi rassomigliava? In che senso? Fisicamente. Mi ha guardato piuttosto a lungo e poi ha detto, beh sì, in un certo modo sì, siete tutti e due dei tipi medi. Medi? Beh sì, né brutti né belli, né alti né bassi. Né giovani né vecchi, medi. Non ho detto niente, ma l'ho guardata pensando con dispetto impotente e rabbioso che l'avventura a questo punto poteva dirsi sfumata. La fiorista per me era ormai tabù e adesso la sola cosa da fare era trovare un pretesto decente per mandarla via. La ragazza si è accolta del mio cambiamento d'umore e ha domandato un po' allarmata. Ma che ha? C'è qualche cosa che non va? Ho chiesto con sforzo, secondo lei ce ne sono molti di uomini come me all'ingegnere? Beh sì, fate parte, come dire, della massa. Ho dato un guizzo e la ragazza ad un tratto ha esclamato, adesso capisco, lei è offeso perché le ho detto che è un tipo medio, comune, non è così? Non proprio offeso, ho risposto, diciamo paralizzato. Paralizzato? Perché? Così mi sembra di fare quello che fanno tutti e allora preferisco non fare nulla. La ragazza ha cercato di consolarmi. Ma lei non deve sentirsi paralizzato con me. E poi glielo giuro, preferisco uomini come lei che non siano troppo originali, che non si distinguano, di cui si sappia in anticipo quello che faranno e diranno. Beh, ho da fare. Ho annunziato alzandomi, mi scusi, ma ho un lavoro urgente da sbrigare. Siamo passati nell'ingresso. La ragazza non pareva troppo addolorata. Sorrideva. Ha detto, non sia così arrabbiato. Altrimenti davvero fa come l'ingegnere. Ma che ha fatto l'ingegnere? Siccome gliel'ho detto, un giorno che era un uomo come ce ne sono tanti, comune insomma, lui si è arrabbiato, proprio come lei, e mi ha mandato via. Ecco, il racconto è finito, spero che vi sia piaciuto.